bruciando, ancora in corso, i vigili stanno lavorando sul tetto, è un incendio sicuramente difficile da domare perché brucia la parte interna del manto di copertura, che sono dei pannelli sandwich con una doppia lamina metallica. La parte interna sta bruciando, la ditta ci ha detto che stavano effettuando dei lavori di impermeabilizzazione e quindi sul tetto con delle guaine catramate. Adesso ovviamente dobbiamo prima procedere allo spegnimento, alla conclusione dell'intervento, e poi si passerà a fare una verifica più puntuale per capire esattamente la dinamica e le motivazioni che hanno prodotto, che hanno causato questo intervento. Non ci sono stati problemi a persone? A persone assolutamente no, quello che c'è è ovviamente una presenza di questa nube fortemente, diciamo, che sta coprendo pure la luce solare, nello stesso tempo il danno materiale sia alle strutture che ai beni sottostanti. Come si è generato l'incendio secondo la prima ricostruzione? Non siamo ancora in grado di dirlo perché ci vorranno ancora delle verifiche e degli accertamenti, ma da quello che ci hanno riferito, degli operai stavano facendo dei lavori sul manto di copertura per definire dei processi di infiltrazione che si erano creati, per cui probabilmente l'uso di alcune attrezzature, di alcune sostanze potrebbero aver determinato un innalzamento della temperatura e quindi l'accensione di questi pannelli sandwich. Potrebbe essere dichiarata la parziale inagibilità della struttura aziendale? Stiamo parlando di una cosa che dobbiamo ancora aspettare, dobbiamo vedere l'evolversi dell'incendio, la reazione delle strutture interne, perché ovviamente la temperatura all'interno è molto alta, quindi stiamo parlando di una cosa ancora prematura da poter dire.